Ho avuto un'infanzia felice e serena fino all'età di 7 anni. Poi all'età di 7 anni ci sono stati degli eventi nella mia famiglia molto dolorosi che mi hanno segnato profondamente. E da quel momento in poi io ho cominciato a cercare l'amore, l'affetto fuori da casa. Io cercavo di coprire la paura della solitudine con col piacere, col divertimento. Quindi ho iniziato ad avere già dai 18 anni in poi tante relazioni usa e getta. Ho fatto tanto del male a delle persone, poi anch'io sono stato ferito e comunque il mio cuore piano piano si è sempre di più chiuso in questa modalità di amore che non è amore. E poi all'età di 34 anni io già lavoravo, avevo fatto l'esame di avvocato, lavoravo nell'ufficio legale di un comune vicino a Padova e avevo la casa mia di proprietà, avevo tutto, avevo le mie amicizie, queste ragazze che cambiavano, mi sembrava di avere tutto, eppure avevo dentro di me una tristezza incredibile e un'ansia e un senso di insoddisfazione profondo, no? E a un certo punto, all'età di 34 anni, una ragazza che era accolta in una casa famiglia di Nuovi Orizzonti per varie difficoltà e dipendenze, si è iscritta per andare in un pellegrinaggio a Medjugorje. E io ho detto, ma sai che c'è, ci vado anch'io, così, perché ci stava questa ragazza, anche un po' per curiosità. Parto, mi ricordo il primo giorno, mi guardavo attorno, dicevo, questi sono tutti matti, tutti sfigati, no? E il secondo giorno, improvvisamente, durante un momento di preghiera, comincio a sentire una gioia stranissima dentro di me. E mi viene da piangere. Io era tanto tempo che non piangevo. Ho fatto la mia prima vera preghiera, no? Una persona che era presente mi disse, prova a chiedere una grazia alla Madonna. E io ho detto, ma io non so come si prega, non so pregare. Ho fatto una preghiera, adesso non mi dilungo perché sarebbe lungo, però ho sentito proprio che mi è arrivata quasi immediatamente una risposta a quella preghiera, no? Concretamente, in quei giorni, mentre ero lì a Medjugorje, mi è arrivata una risposta concreta, tangibile, e lì è iniziato per me proprio un percorso di grande cambiamento interiore, per cui ho sentito che c'era una presenza di amore, a un certo punto, mentre salivo proprio sulla collina delle apparizioni, un amore che mi avvolgeva fortissimo. E anche lì ho chiuso gli occhi e ho sentito non sei solo Carlo, non sei solo, no? E la mia paura fondamentale era proprio quella della solitudine. E lì ho sentito proprio una gioia incredibile e ho sentito per la prima volta la presenza di Dio. Ho detto ok, Dio ci sei, cioè. E poi sono tornato a casa e piano piano ho cambiato tante abitudini, ho buttato via tutto il materiale pornografico che avevo nel computer. E ho cominciato proprio a cambiare frequentazioni, le ragazze che mi telefonavano dicevano no, non mi interessa più, e quindi è iniziato un cambiamento. Poi ho sentito una chiamata, perché mi sono successe una serie di piccole coincidenze che adesso chiamiamo Dio incidenze, che mi dicevano che c'era un'altra strada possibile, no? Io mi ero sempre pensato sposato con dei figli, no? Come i miei fratelli, e invece a un certo punto sento questa chiamata e mi viene una grande paura, no? Perché avevo appena conosciuto una ragazza, proprio lì a Medjugorje, che sembrava la ragazza che avevo sempre desiderato, che insomma dopo poco ci siamo fidanzati, perché io ho voluto subito allontanare questo pensiero del sacerdozio che mi spaventava proprio. E con lei ho vissuto un anno di fidanzamento bello, veramente un amore che io non conoscevo, trasparente, con la castità, che lei mi ha subito proposto di vivere fidanzamento nella castità. E quindi ho sentito un amore che mi guariva il cuore, no? In gran parte per me è stato uno strumento di Dio, Lucia. E poi però dopo un anno, un po' meno di un anno, io sentivo di nuovo forte la spinta al sacerdozio, però non avevo il coraggio di fare questo passaggio. E quindi a un certo punto ho cominciato proprio a pregare con tutto il cuore e ho detto, Signore, se tu per me hai un altro progetto, devi tu intervenire e fare qualcosa, perché io non ho il coraggio di lasciarla, Lucia, comunque non so come fare. Quindi effettivamente dopo qualche giorno c'è stato un evento particolare che lei stessa ha detto, qui è intervenuto lo Spirito Santo. E quindi da lì praticamente ci siamo allontanati, poi ci siamo lasciati dopo qualche settimana, è stata lei che ha avuto il coraggio, perché io non avevo il coraggio di lasciarla. E quindi poi da lì per me è iniziato proprio un cammino di discernimento, perché avevo come i piedi in due staffe, no? Cioè stavo con Lucia,
però allo stesso tempo sentivo il desiderio del sacerdozio, no? Di una donazione totale a Dio. E ecco, oggi sento da sacerdote veramente un senso di pienezza e una gioia che io non mi immaginavo nemmeno così grande.